Buongiorno a tutti! Oggi video dei top del 2016. Siccome avevo pochi flop, ho deciso di evitare di inserirli e scrivere top flop. Quindi il primo top che non so perché non me ne ho mai parlato, però forse perché ho visto che tutti ne parlano bene, quindi un'altra ennesima recensione positiva su questi pennelli, sono quelli farlocchi che si trovano su AliExpress, Wish, eBay e così via. Ho ordinato questo kit da 12 pennelli, anche per quelli da occhi che però non reputo validi, ma questi viso sono praticamente molto 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 simili a quello che ho della MAC, quello originale che ho pagato 50 euro. Questo è molto simile, questo è molto più grande ed è bello. Veramente molto bello per mettere il fondotinta. Provo divinamente e lo utilizzo con piacere la mattina per spazzolarmi il viso. Per quanto riguarda la detersione, io ho parlato appunto della mia skincare routine, quindi vi rimando quel video. Anche se non ve lo mostro adesso qui perché ce l'ho in bagno, non lo trovavo, infatti sto disperata, non so dov'è, il tonico della Elemis. È bellissimo, ve ne ho già parlato in quel video, quindi non mi dilungo ulteriormente. Vi dico solo che è uno dei miei tonici preferiti, perché stringe i pori, veramente mi piace tantissimo, c'ha questo odore di lavanda pazzesco. Altri top che devo comunque parlarvene sono questa crema qui, Defense Tolerance 100 di Bioniche, che è ultra leggera, ultra delicata, che ha all'interno anche il pantenolo, quindi sfiamma irritazioni, mi piace tantissimo. E poi questi due contorno occhi, che questo qui, X-Age, sempre di Bioniche, è quasi terminato, è un siero contorno occhi, mi piace tantissimo perché si assorbe bene bene bene. E poi devo promuovere questo della Epilux, che è occhiaie e borse suboculari. Mi piace perché veramente lo sento molto fresco sul contorno occhi. Quando sono particolarmente stanca utilizzo questo. Sempre detersione, perché appunto ci troviamo la termino, devo promuovere questa maschera della IDI, che mi ha consigliato il dermatologo quando ho avuto l'acne forte quest'estate, ed è la Clariderm Maschera, che è terminata, ma l'ho utilizzata tantissimo tutta quest'estate. Mi sono trovata benissimo, infatti la voglio riacquistare. Però l'ho poi, diciamo, non ne ho ricomprata un'altra perché sono ritornata sulla mia Khahadi, che è questa qui, oppure quelle altre che ho della Caudalie. Ne ho tantissime di maschere, io sono una drogata di maschere, però la Khadi attualmente non supera nessun'altra maschera, quindi fondamentalmente è arrivato sempre su quella. Altro prodotto però che è corpo, è che promuovo perché è bellissima, è questo scrub della Bioficina Toscana, vedete com'è? Al melograno, è uno scrub molto idratante, veramente molto molto bello. Marco che mi chiama, e io lo utilizzo tantissimo sul décolleté, ve ne ho già parlato in un altro video, e lo ho in doccia, veramente è una goduria anche come odore, ma soprattutto come luminosità e idratazione del décolleté, soprattutto spalle e décolleté. Quindi ve lo straconsiglio se cercate uno scrub idratante. Devo assolutamente promuovere questo fondotinta qui della Liquid Flora, fondotinta bioattivo Age Defense, che veramente è diventato il mio fondotinta preferito, ed ho accantonato le BB cream di Sobioetic perché ultimamente sto notando che mi stanno facendo uscire qualche brufoletto. Non mi hanno mai dato questo problema, non so perché, ma comunque questo qui è bellissimo perché leviga tantissimo la pelle e ha una durata pazzesca. Diciamo, l'unica tra virgolette pecca è che si asciuga rapidamente, quindi dovete essere molto rapidi nella stesura del prodotto. Sempre per quanto riguarda la base, mi sta piacendo tantissimo, ormai sono quasi 2 mesi, un mese, che utilizzo questa cipria qui di Neve Cosmetics, vedete quella Drama Matte, che è ultra sottile, ultra leggera e tiene a bada il mio sebo di merda. Scusate se sono sboccata, ma è così. E mi sta piacendo tantissimo perché rispetto alle altre cipre, anche se la mia cipria in assoluta resta quella Actin di Bioniche, però rispetto ad altre cipre leviga tantissimo la pelle, quindi i pori dilatati tendono anche un pochino a chiudersi, a mimetizzarsi un po'. E poi ho due blush. Il primo è questo, che ha questo pack pazzesco. Vedete che sembra un diamante, che è Sea of Love della Defa Cosmetics numero 03.
Cioè, è che poi è un po' quello che c'ho su, applicato in maniera molto leggera per questo trucco nude, che non so se avete già visto o vedrete prossimamente, cavolo. È veramente molto bello e questo ripeto per l'ennesima volta, ogni volta che lo indosso mi fate i complimenti su Instagram, quindi bello, bello, bello. Altro blush che ho utilizzato tantissimo anche quest'estate è il Kendra di Nabla, vedete che questo colore, bello. Cioè, è molto simile anche al rossetto che ho indosso e è un pesca, quindi non è né un rosa né un arancione, è una via di mezzo e sta benissimo su tantissime tipologie di incarnato, quindi veramente questo iper versatile, durata eccellente, veramente molto molto bello. Allora, come illuminante ho deciso di promuovere questo ombretto qui di Nabla che è Luna, che fa parte della collezione limitata Gold Dust e l'avete visto utilizzare diverse volte sia come punte luce che proprio come illuminante e in linea generale per quest'anno devo assolutamente promuovere gli ombretti di Nabla perché li ho utilizzati tantissimo sia quest'estate con la collezione questa qui Marmalade, quella delle sirene, e sto utilizzando da circa un mesetto tantissimo questa qui, la palettina Gold Dust che mi hanno mandato, sempre della collezione natalizia, come l'ombretto questo qui. Non so se si è capito molto. Sono entusiasta dei loro ombretti perché hanno una pigmentazione pazzesca e applicati ovviamente con un buon primer come base hanno anche una durata ottima. Alcuni colori sono molto burrosi, quindi si sfumano perfettamente, nonostante magari abbiano un finish opaco, no opaco, un finish metallizzato e non opaco. E infatti è il caso di Ludwig, questo rame pazzesco, che mi avete visto utilizzare anche in un tutorial, utilizzandolo come prodotto da intensificazione palpebrale, insomma, nella piega. Altra palettina che devo assolutamente promuovere è questa qui di Tarte, che è l'ho comprata in America quest'estate. Vedete, c'ha questi colori naturali. Devo dire che avrei voluto un colore più scuro all'interno di questa palette, però fa niente. Veramente la utilizzo tantissimo perché è compatta, esattamente anche come quelle di Nabla, però è più piccola ancora. Me la porto spesso dietro anche quando vado in riunione, quando giro per un paio di giorni, perché è piccola, entra nel beauty, non dà fastidio. Quindi veramente, veramente ottima anche come pigmentazione, sfumabilità, che vi so dire, eccetera, eccetera. Devo promuovere un ombretto perché quest'estate l'ho utilizzato veramente tantissimo, sia come base per gli ombretti di Nabla, questi qua, questo qua viola, sia da solo quando andavo di fretta. Sto parlando del Soft Eye Shadow di Wycon numero 17, che è questo colore bellissimo e sui miei occhi veramente sta da Dio, ma è veramente bello sia come metallico sia come durata, veramente ottimo. E poi devo promuovere questo Chromeline, il Black Black di MAC, perché è diventato uno dei miei eyeliner in pot preferiti, perché non si secca, diventa sempre abbastanza morbido quando faccio la linea grafica, ma anche quando devo fare una linea che poi vado a sfumare, quindi veramente lo preferisco al Black Track, è tutt'altra storia, molto più morbido ma poi è anche più grande, quindi dura anche di più. Non posso non inserire in questo top questi due eyeliner, che se non sbaglio l'eyeliner nero l'ho inserito anche nei top dell'anno scorso, che sono quelli di Stila. Sono in assoluto i miei eyeliner preferiti, il nero e il marrone, perché con questi riesco a essere molto precisa e a fare una riga di eyeliner perfettamente pulita, senza nessuna sbavatura, veramente. Cioè, io ne ho comprati di questa nera 3 in un anno, quindi per farvi capire che mi piacciono tantissimo. Parlando di sopracciglia, non so se già ve ne ho parlato l'anno scorso, ma devo comunque riparlarne quest'anno perché si riconfermano tra i top di quest'anno. Sono le matite per le sopracciglia di Nabla, queste qui, perché hanno una durata eccellente, una scrivenza eccellente, una mina sottilissima che mi permette di essere molto precisa e di delineare bene il sopracciglio. Però quest'anno ho utilizzato tantissimo sia Mercury
che Venus, ma in un periodo che mi ero fissata di definire anche un po' scurire le mie sopracciglia, ho usato anche Uranus. Quindi questi tre sono i tre colori che ho utilizzato di più per le sopracciglia e anche come prodotto. Ultimo prodotto per quanto riguarda gli occhi è questo mascara. Voi sapete, se mi seguite, che ormai ve ne parlo in quasi tutti i video. Ed è lo Sculpt Volume di Kiko, cioè l'ho scoperto in offerta, cioè l'ho preso a 3,90€, come fate tutte, penso. E poi l'ho ricomprato due volte, non in offerta, perché è veramente un mascara molto valido, separa bene le ciglia, dà volume. Non mi piace tanto la formulazione waterproof, però questo qui è bellissimo. Parlando di labbra, voi sapete che sono una drogata di rossetti, tinte, eccetera, eccetera. Quest'anno devo assolutamente promuovere queste due matite, sempre di Kiko, le automatiche, che ho comprato in 7 colorazioni. Addirittura questa qui, che è la numero 404, ne ho comprate due per sbaglio, perché credevo di non averla e invece ce l'avevo a casa, però non vi preoccupate, l'ho anche quasi finita questa. E mi piacciono tantissimo perché hanno una durata eccellente, sono quelle che si asciugano, quindi trattengono comunque il rossetto, però si asciugano perfettamente, quindi sono indelebili, non si smuovono più quando le applicate. E mi piacciono tantissimo anche perché dall'altro lato c'è questo cosetto qui che sembra inutilizzabile, però in realtà per sfumare il rossetto e omogeneizzarlo alla matita è bellissimo. Una combo che ho usato tanto quest'estate con quest'altro rossetto che devo promuovere di Nabla, che è Closer. Vedete che è un pesca rosa fresco, bello, a lunghissima tenuta, e con la 404, cioè questa combo qui è bellissima perché sembra molto scura la 404 con questo rossetto, però sfumata sapientemente con questo pennellino qui viene un bellissimo effetto nude, non da morta, bello definito, ottimo. 5 tinte labbra. Allora, le prime due tinte labbra che credo di aver utilizzato maggiormente da metà anno fino ad oggi sono queste due, che sono di Too Faced. Scusate la pronuncia sbagliata di inglese, Too Faced, giusto? Sell Out, che è questa qua, che è il colore più chiaro, che è il colore, no, non è proprio il colore più chiaro che fanno, è quello successivo dopo, però è questo colore che ho sulle labbra. E poi questa Bend and Snap, che Bend and Snap, scusate, che è un fucsia bellissimo, perché cioè, vedete, è così, cioè sulle labbra è questo. È molto molto bello, la tenuta è ottima. Io, considerate che io adesso ho cenato, ho mangiato pastina al brodo ed è ancora intatto, si è solo tolto un po' al centro delle labbra, però se state fuori basta un tocco di rossetto, cioè potete tranquillamente rimetterlo e via, cioè è fatta. Quindi veramente ottime, sia come durata, come tenuta, che come colorazione che amo. Un'altra tinta che mi avete visto utilizzare tantissimo, sempre nelle foto del giorno su Instagram, Facebook e così via, è questa qui di Kat Von D, comprata sempre in America, che è la Lolita, anche una delle più famose, simile come colorazione, ma non eccessivamente uguale a questa, un po' più scura. Non mi piace però l'applicatore perché è molto lungo, faccio fatica a fare la forma, preferisco gli applicatori più piccoli che sono più maneggevoli, però anche questa almeno su di me ha una durata eccezionale. Altra tinta che è questa della I'm Pupa Matte Lip Fluid numero 13, che è un sempre color carne, però sembra un po' più rosato, però è sempre sulla stessa scia dei nude rosa pesca. Anche questa ottima la durata e come consistenza rispetto alle precedenti è più sottile, quindi un po' più anche confortevole sulle labbra. Ultima tinta e anche ultimo prodotto è questo, che è Androgyny, di questa azienda qui, che è la Jeffree Star. Acquistata, anche questa ve ne ho parlato recentemente in un Get Ready With Me, e la vedete in action. Ha l'applicatore particolare perché ha la forma delle labbra, un colore particolare, e devo trovare, però c'è una pecca, non so se è anche a voi, mi vergogno anche di dirlo, però l'odore è sgradevolissimo di questa tinta, puzza di pipì, cioè è incredibile veramente, cioè io quando la metto, poi scompare questa puzza, però quando la metto sento quell'odore lì, è tragico, però è bellissimo, cioè
Lo so, io sono una drogata di rossetti e così. Niente, questi erano i miei top flop del 2016. Credo sicuramente di aver dimenticato qualcosa, ma più o meno ve ne ho parlato durante l'anno, quindi vi ho sempre fatto i video top flop durante l'anno, ad eccezione di qualche mese perché sono stata incasinata, però sapete, più o meno ve ne ho già parlato quasi di tutto, no? E quali sono stati i vostri top flop di questo anno? Scrivetemelo con un commentino qui sotto e spolliciate il video. Vi do un grosso bacio e ci vediamo prossimamente.